A Venditalia si incontrano tanti amici nei corridoi e prima o poi ci si dice: oh Cribbio, da quanto tempo non ci incontriamo, vieni qui, io dico, gira la camera, accendi il microfono, siamo in diretta con Venin TV. Ciao Francesco Frova, bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VenninTV.it. Grazie, grazie a Venitù di essere sempre presenti e registrare eventi così importanti. Sì, molti mi dicono, se non ci fossi tu, tutta la documentazione audiovisiva degli ultimi 4 anni e delle manifestazioni dedicate al Venning non ci sarebbero. È una triste realtà, se vogliamo, perché voglio dire... Non triste, hai avuto una bellissima iniziativa che è quella finalmente di registrare un po' di storia della distribuzione automatica. Abbiamo visto che qualcuno in fiera ha provato, insomma, con qualche foto a ricordare gli anni importanti, però adesso insomma... E approfitto dell'occasione per dirti che noi ieri abbiamo beccato al volo, proprio come si fa con gli agguati veri e propri, con microfono e telecamera, Luciano Pensante, che ci ha raccontato in 30 minuti, direi, la storia degli ultimi 60 anni della sua vita e del vending, con una formidabile classe e lucidità che noi apprezziamo tantissimo. La vedrete poi prossimamente proprio su VenninTV.it e Venin News. Hai la voce roca, questo ci dice che hai parlato tanto, ma sei anche riuscito a vendere tanto? Ma direi sì, abbiamo creato sicuramente tanta aspettativa, questo secondo me è una delle notizie più belle. Questa fiera secondo me è un momento importante per ricreare un po' di entusiasmo, è un periodo, diciamo, di economia in genere complesso, e la distribuzione automatica è ovviamente all'interno di questo contesto, e quindi eravamo tutti insomma preoccupati sulla riuscita dell'evento. Siamo ormai alla fine della terza giornata, ce n'è ancora una importante quella di domani, ma devo dire che per frequentazione, per presenza di stand e di espositori, per idee e nuove tecnologie presenti, secondo me si sta riconfermando un grandissimo evento internazionale. È la fiera più folta e più ricca di novità degli ultimi 5-6 anni. Assolutamente, direi che devo dire grazie al contributo direi di tutti gli espositori, ognuno per la sua attività, devo dire che tutti hanno dato un grandissimo contributo, grazie anche ai visitatori che sono, devo dire, oggi numerosissimi. Già nelle prime due giornate registravamo un numero di visitatori superiore alle ultime edizioni, quindi questo è un altro messaggio estremamente positivo, e devo dire che tutti quelli che ho incontrato, molti dalla voce che ormai mi è direi quasi completamente sparita, che escono dagli incontri con sorrisi, messaggi di speranza, insomma abbiamo cercato anche noi nel nostro piccolo di presentare un po' di novità, ma non solo quello che serve domani mattina, ma guardando magari un po' più in là. Quindi di utilizzare le tecnologie, di applicarle al vending e di creare un po' di valore. Questa insomma è la filosofia di base, credo che sia importante. Non ti chiedo altro perché ormai è il momento di recarsi alla location per la serata di gala di Venditalia, quindi ti lascio andare, non prima di prima di invitarti a salutare gli amici di VenninTV.it. Grazie, allora complimenti ancora a te per la bellissima iniziativa di registrare e ufficializzare questi eventi. Saluti a tutti i telespettatori e a presto, direi a questa sera saremo presenti insieme a voi. Sì, e noi ci saremo non con la telecamera e microfono, ma con la nostra, anzi le nostre macchine fotografiche, per riuscire a dare una documentazione, in questo caso fotografica, di quanto avverrà nel corso di questa serata di gala. Grazie Francesco, grazie anche, bravo anche a te, perché sarei riuscito a vendere perlomeno 500.000 macchine nella giornata di oggi con quello che è costato alle tue corde vocali. Assolutamente, impegno sempre massimo. Grazie a tutti e buona serata. A prestissimo, amici, non andate via perché abbiamo ancora tanto altro da mostrarvi.